è molto difficile spiegare agli italiani di adesso, penso ai ragazzi, ai giovani, insomma, che uomo è stato Bonatti. Proprio non si trovano le parole, perché al di là del valore, come dire, tecnico-sportivo, quindi l'alpinismo, l'avventura, il coraggio fisico e psicologico della persona, quindi al di là di quello, Bonatti era un uomo di un'integrità etica e morale assolutamente cristallina. Ecco, era fatto della stessa materia delle montagne sulle quali si avventurava, era di roccia, di cristallo e di ghiaccio, era un uomo da quel punto di vista memorabile. E per me, che ho avuto la fortuna di essergli molto amico, il ricordo più vivo è soprattutto quello, ecco, è la persona, è lo sguardo, è il viso, è il modo di parlare, che era addirittura ingenuo da un certo punto di vista, perché non accettando compromessi, Walter era una persona che capiva poco le sfumature, le mezze tinte, le ambiguità, era tutto d'un pezzo, fino, ripeto, all'ingenuità, era un'ingenuità quasi infantile rispetto ai valori in cui credeva, ecco, quindi una persona formidabile, proprio un grandissimo italiano. Io non so se gli faranno, dubito che gli faranno il funerale di Stato, ma sarebbe una delle persone che li meriterebbe in assoluto di più, per le doti morali, per le doti sportive, per quello che ha dato al suo paese e anche per il suo atteggiamento complessivo nei confronti della vita. Era un uomo fantastico.